appunto rimanendo in tema di sicurezza della scena, si parla di percezione e propensione che ognuno di noi ha al rischio, in particolare durante le attività di dietro del piano. Yes. Grazie mille. Che la presentazione nel frattempo, solo permettetemi una precisazione solo per concludere il discorso che aveva iniziato prima Francesca. Mi sentite? Sì. Francesca prima ci descriveva il percorso del nucleo tecnico nazionale. In realtà da lì sono stati fatti dei passi in avanti e mi sembra corretto che tutti ne siamo al corrente. A marzo 2018 è stato siglato un accordo tra tutti i consigli e ordini nazionali, scusate, i collegi e ordini nazionali, a livello nazionale, per quanto riguarda la costituzione del Corpo Tecnico Nazionale. Ci hanno cambiato nome un'altra volta, ma non importa, basta che ci chiamino in qualche modo, no? Adesso ci chiamiamo, pare, Corpo Tecnico Nazionale. All'interno del Corpo Tecnico Nazionale chi converge? Converge il Consiglio Nazionale degli Architetti, degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, il Consiglio Nazionale dei Geometri e i Geologi. È stato siglato questo protocollo d'intesa, chiamiamolo così, un accordo, che si conclude con l'ultimo articolo che dice sarà costituito, sarà regolamentato tutto questo da un regolamento che deve essere scritto e quindi poi sottoscritto dai consigli nazionali. Lo step successivo è stato proprio questo, il 23 gennaio hanno sottoscritto questo regolamento di cui ancora non ce l'ho sotto mano, non ne abbiamo avuto copia, però è stato fatto un passo in più. In questo regolamento, a questo regolamento è agganciata anche una richiesta di un emendamento per la variazione della legge quadro della protezione civile del 2018, perché il Corpo Tecnico Nazionale diventerà, così pare, perché non ho nulla scritto, ma io lo dico perché ce l'ha detto il nostro consigliere nazionale di riferimento, un organismo pubblico non economico, esattamente come lo sono i nostri consigli, i nostri ordini. Questo cosa significa però? Significa che non siamo un'organizzazione di volontariato. Come ci comportiamo? Ma lo scopriremo. Okay. Lo scopriremo solo vivendo, molto probabilmente la nostra funzione sarà assimilata a quella dell'organizzazione di volontariato, ma non siamo un'organizzazione di volontariato. Siamo, a quel che dicono, un organismo di pubblico di diritto non economico. Questo per farvi un punto della situazione proprio fresco, perché il 23 gennaio è praticamente l'altro giorno e sono proprio gli ultimi sviluppi in tal senso. Volevo solo fare una chiosa, non sono un architetto, è vero, ma ho un master in ingegneria d'emergenza, quindi guardatemi anche mezza ingegnere, masterizzato ingegnere, ho una parte di me che ingegnere non viene voglia, non ingegneri, non mi voglio fregiare del titolo, sia mai, lungi da me, cioè, la responsabilità che ognuno è giusto che abbia le sue. Mi occupo di protezione civile quindi da un bel po' di anni e ho fatto un po' il lavoro di Cipriano per qualche anno, un lavoro tra virgolette nella protezione civile volontari e anch'io negli alpini, e quindi conosco bene le problematiche che vi ha prima poco fa citato e fatto vedere, però questa fa parte dell'esperienza personale di ognuno. Credo di avervi detto quello che mi premeva sottolineare fino ad ora. Il tema di cui vi parlerò oggi è la sicurezza della scena. Abbiamo parlato di scenari, i vari scenari di rischio. Ecco, no, non è quella la mia scena. La mia scena è quello che noi troviamo quando interveniamo. E lo prendo pari pari dal soccorso sanitario. Chi di noi, chi di voi ha fatto i corsi di DLS e DLSD sa, molto spesso ce lo dimentichiamo, ed è la cosa che più sbaglia chi fa l'esame di DLS o DLSD, perché ci dimentichiamo, lo dico perché anche a me è capitato,
ci dimentichiamo il passaggio durante la valutazione, sicurezza della scena. Arrivo, c'è il paziente, la prima cosa che mi viene da fare istintivamente è andare a soccorrerlo. No, non lo devo fare. Perché? Perché se è un paziente, scusatemi il passaggio, ma capirete poi il motivo, perché se la persona da soccorrere è stata colpita da un cavo d'alta tensione e ha ancora il cavo d'alta tensione sotto la schiena, io mi avvicino a lui e rimango folgorata insieme a lui. Quindi le persone da soccorrere non sono più una, ma siamo in due. Questo è un esempio tipico, quello della folgorazione. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, noi da tecnici dobbiamo avere la stessa attenzione, perché il rischio qual è? È quello di andarci a fare del male. Metto il piede in fallo, metto il piede male, cado in un buco, in una voragine e non posso più aiutare quelle persone che attendono la valutazione del proprio immobile. Quindi la sicurezza della scena che viene utilizzata dai soccorritori vale anche per noi allo stesso modo. E infatti non a caso i consigli nazionali, la Fondazione e la Cassa hanno utilizzato questa immagine per l'iniziativa di quest'autunno. C'è proprio la casa con questi due che sembrano dei medici che vanno uno a controllare la bocca e l'altro a auscultare il polmone della casa. Non siamo poi in una situazione così diversa rispetto a quella di un soccorritore, di un medico, di un'infermiera, vediamolo come volete. Dobbiamo farlo anche noi. La prima valutazione si deve compiere è la sicurezza della scena. Non si soccorre mettendo in pericolo la propria incolumità fisica. Questo dobbiamo scriverselo proprio fisso nella testa e non dimenticarcene mai, nonostante questo sia la prima cosa, lo ammetto, lo faccio anch'io, l'ho fatto anch'io, che ci dimentichiamo. Questa diapositiva solo per riassumere dove siamo, dove interveniamo e in quale punto del sistema di protezione civile, se complesso, andiamo a lavorare. Andiamo sulla valutazione dei danni, ma quella valutazione dei danni viene fatta anche in momenti diversi. Ed è poi quella immediata, viene fatta normalmente dai vigili del fuoco, che verificano prima battuta qual è la situazione e quindi se è una zona rossa, se è una zona gialla, se possiamo entrare o non possiamo entrare, e la prima messa in sicurezza è fatta da parte dei vigili del fuoco. Dopodiché entriamo in campo noi come rilevatori AELES. Entriamo nel vivo di quella che è il nostro lavoro, e parlo di lavoro perché non è solo il rilevamento della scheda AEDES, ma è anche l'attività di coordinatore per la sicurezza. Quando noi entriamo in cantiere, quando entriamo in qualsiasi cantiere, ma anche se siamo dei direttori dei lavori, ma anche se siamo dei tecnici che entrano in un cantiere, in una situazione, dobbiamo ricordarci sempre che sono potenzialmente situazioni di pericolo più o meno elevato. La percezione del rischio è una percezione è personale, ognuno di noi ha dei livelli di rischio diversi. Perché? Perché è abituato generalmente a delle situazioni diverse. Non dobbiamo dimenticarci però che il rischio, o meglio il pericolo, c'è comunque, anche se io sono abituata a vederlo. Se facciamo un confronto con le persone che abbiamo visto durante la presentazione di Cipriano, che sono abituate a stare appese, a lavorare appese perché lavano i vetri, hanno una percezione del rischio che è sicuramente diversa dalla mia, che sono abituata ad avere sempre i miei piedi ben saldi a terra. È una percezione del rischio. Loro, l'abitudine a fare un determinato tipo di lavoro, abbassa, diciamo così, la percezione del rischio. È una situazione estremamente pericolosa, soprattutto se abbassiamo troppo la percezione del rischio. Da cosa è influenzata la percezione del rischio? Dalle esperienze, le abitudini, quindi l'individuo tende a sottovalutare i rischi connessi alle abitudini di lavoro, i rischi si presentano quotidianamente e quindi a bassa probabilità. Sono abituata a camminare sui chiodi,
con le mie scarpe normali, quindi non mi è mai successo niente, continuo a camminare con le mie scarpe normali. No, mettiti le scarpe antifortunistiche perché ti salva i piedi, ti basta una volta sola che pesti il chiodo sbagliato e ti fai del male. In cantiere anche i direttori dei lavori devono andare con le scarpe antifortunistiche. Tutti noi dobbiamo andare con le scarpe adeguate, perché i rischi ci sono, e ci sono tanto per i lavoratori quanto per noi. Non è che il chiodo c'è per il lavoratore e non c'è per noi, c'è per l'operaio ma non c'è per il tecnico, cioè c'è per tutti, e dobbiamo sempre ricordarcelo. Si basa sull'esperienza personale di altri, e queste sono le esperienze che ha portato anche Cipriano, che ringrazio perché è stato generosissimo, mi pare. È sempre un ispettore spingere, non vuole vivere. Vale il rapporto all'accettabilità collettiva del rischio, che si modifica nel tempo, nei luoghi, nei gruppi di lavoro, nelle culture, e il rapporto ai lavori personali, culturali, all'età e al sesso. E queste sono cose che vediamo anche in cantiere, perché vediamo che chi ha, soprattutto quando ci sono maestranze provenienti da paesi diversi, si vede un modo di lavorare che alle volte rischia di essere diverso, a meno che non ci sia un'impresa alle spalle estremamente precisa. A proposito di individuo che tende a sottovalutare i rischi connessi alle abitudini di lavoro, quando tengo i corsi per i lavoratori, diciamo il corso base sicurezza generale specifica per tutti i lavoratori, lo dico sempre a tutti, e in questo caso mi preme dirlo anche a tutti voi: abituiamoci a lavorare in sicurezza. Anche quando tagliamo l'erba a casa, mettiamo le scarpe antifortunistiche, se è previsto che le mettiamo, anche se siamo a casa, perché non è che se siamo a casa siamo esenti dai rischi. Anche se siamo a casa rischiamo di farci del male comunque, quindi dobbiamo lavorare bene anche quando siamo fuori dall'attività lavorativa. Non so se mi spiego su quella che è l'abitudine al rischio. L'abitudine ce l'abbiamo tutti i giorni. La percezione del rischio dipende dalla conoscenza, dall'immediatezza, dalla libertà di assunzione, dalla concentrazione del danno del tempo, la dannosità dei pericoli, l'esposizione personale e la valutazione personale di questi benefici. Non mi soffermo troppo perché vorrei recuperare un po' di tempo e passare a cose un po' più concrete. Decresce se gli eventi sono ritenuti incontrollabili, cresce se gli eventi sono ritenuti incontrollabili dal soggetto e anche dipendenti da forze esterne. La percezione del rischio quindi può essere positiva o negativa. Abbiamo un rischio negativo quando non è legato a un obiettivo importante, non promette vantaggi, richiama immediatamente una perdita e quindi siamo sbagliati, non abbiamo. Ma noi ci muoviamo dall'altra parte. Quando è associato a una motivazione rilevante, se andiamo a fare i valutatori AEDES, siamo generalmente molto motivati, dato che è un'attività volontaria che ci costa dal punto di vista professionale, dal punto di vista familiare. Se siamo là, evidentemente siamo fortemente motivati e rischiamo di sottovalutare i rischi. Perché? Perché abbiamo l'entusiasmo che ci anima e che ci fa sottovalutare le rischi che andiamo incontro. Questo ve lo so. Abbiamo scenari diversi a cui possiamo approcciarci. Questa è evidentemente una zona rossa, ce lo dice già quando vediamo una situazione del genere, sappiamo che è una situazione di rischio, giusto? Siete d'accordo? In questo caso è passato qualcuno prima di noi. Sono passati i vigili del fuoco, quindi cosa facciamo? Ah, sono passati loro, sto tranquillo. Quando sono passati i vigili del fuoco? Quando è stato fatto quel tipo di intervento? Sono domande che mi devo fare. Cosa è successo da quell'intervento in poi? Dobbiamo chiedercelo. Una situazione di questo tipo dove sembra che non sia successo niente, oppure c'è stato un terremoto. Una situazione di questo tipo, ancora una volta, è un fabbricato che apparentemente non ha lesioni. Vediamo un po' di situazioni, di nuovo
Perdonatemi, un'ultima parentesi, le foto sono tutte tratte dall'ultimo terremoto, gli ultimi eventi, non sono mie, sono di una collega di Catania che è stata presente per l'arrivazione delle schede AIRES per 3 mesi, 5 mesi, operativi 5 mesi, in tutta la zona del centro Italia. È una collega di ingegnere di Catania, quindi mi sembra corretto dirvi che le foto non sono mie. Amatrice, zona rossa, zona estremamente critica. Pure? Qui? Cosa facciamo? La scheda AIRES ci dice che è inagibile per rischio esterno. In questo caso dubbi non ce ne sono, giusto? Anche qui questa era la situazione di Amatrice, comunque le passo rapidamente, ancora le passo rapidamente. Entriamo? Quali sono i rischi a cui siamo soggetti quando andiamo in una zona del genere? Come dovremmo andarci? Con cosa addosso? Dai. Intanto parto dalle scarpe. No, ma se io ci devo passare, non devo entrare nella casa ovviamente, ok? No. Scusate. No, perché entriamo. Scusate, l'entriamo della diapositiva era sia rivolta alla casa. Entriamo in quella casa, risposta no. Non ci entriamo perché è evidente il motivo per cui non ci entriamo, è in condizioni instabili, lo possiamo valutare dall'esterno. Ma come entriamo in zona rossa? Come ci dobbiamo approcciare a quella zona? Scarpe, elmetto, guanti, mascherina, proprio per quello che ci ha detto prima Cipriano, l'amianto, tanto per dirne una. Noi non possiamo sapere come sono state costruite tutte le case della zona rossa e se c'è dell'amianto all'interno delle strutture. E quindi dobbiamo proteggerci. Sicuramente c'è anche un rischio polvere. Polvere anche non necessariamente di amianto. Il terremoto l'acqua non sono mica l'altra mascherina. Neanche a me, neanche qua. Ma appunto perché non ce le hanno date, allora faccio un appunto su questo. Io, appunto, reduce l'esperienza del terremoto dell'Aquila, nel mio zainetto ho sempre tutti i dispositivi di protezione individuale che ritengo opportuno avere. E quindi quando parto, ma anche quando vado in cantiere, okay, perché lo zainetto è più o meno lo stesso, poi viene travasato su un altro zaino, ma i contenuti sono quelli. Una mascherina sono sempre con me, meglio due. Un paio di guanti, non so mai cosa mi servono, ma un paio di guanti meglio che averli che non averli. Magari due paio di guanti di tipo diverso, in modo tale da potersi proteggere da rischi di tipo diverso. Le scarpe di fotonistica, l'elmetto, un paio di occhiali di protezione. Ho anche il brago, ma non lo diciamo a... quindi portiamoci con noi, facciamoci il nostro zainetto dei dispositivi di protezione individuale. Non ce li danno i dispositivi, perché no, perché si dimentica, perché in caso di emergenza il sistema fa fatica a controllare queste cose. Noi siamo liberi professionisti, siamo comunque persone fisiche, si diceva prima con Francesco, ognuno di noi agisce allo stato attuale non coordinato in maniera completa da un organismo, okay? E quindi dobbiamo per primi farci carico della nostra protezione, della nostra sicurezza. Quindi i dispositivi di protezione individuale portiamoceli via, sempre tutti. Quelli necessari. La maschera per il PR, non ci serve quello. Dobbiamo fermarci un attimino prima. Quelli che sono i rischi normali di un cantiere. Ok? Possiamo identificarli così.
proseguiamo quindi. Da Matrice ci spostiamo a Venarotta, a Scuole Piceno. Questo è un cimitero, è un piccolo cimitero. Potrebbe capitare di dover rilevare anche un cimitero, i danni di un cimitero. Che rischi abbiamo in un cimitero? Seppellimento, perché il terremoto cosa ha combinato là sotto? Ma col seppellimento c'è anche la fuoriuscita di ecco, dalle tombe, scusatemi, ma vi lascio il simboletto del rischio biologico e qui chiudo perché è un argomento molto triste. Però il rischio c'è, dobbiamo proteggerci, rischiamo di cadere in una voragine, in una buca, rischiamo delle contaminazioni dal rischio biologico, come rischiamo che le strutture, queste che vediamo, possano essere rovinate dal terremoto e ci possano cadere addosso. Quello è un rischio a cui forse siamo più preparati, perché la parete che si ribalta è uno dei rischi che ci hanno insegnato a conoscere durante i corsi. Questa è la chiesa. La chiesa sembra a posto, no? Vederla così. Ma noi dobbiamo guardarla bene, perché se la guardiamo bene, questa parete è il distacco. Con questo tipo di muratore si fa fatica a vederle molto spesso, e quindi dobbiamo avere mille occhi, mille e un occhi. Di nuovo una cappellina che ha un rischio importante, quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando dobbiamo entrare in un edificio, di qualunque natura sia, è guardarlo e guardarlo bene tutto attorno, girandoci tutto attorno, e poi vedremo perché, ma ve lo dico proprio con attenzione, poi vi farò vedere foto tutto attorno all'edificio, guardandogli la facciata, ma guardandogli anche il retro, perché spesso nel retro viene lasciato il peggio della struttura. Questo era un piccolo condominio, una struttura su pochi piani, dove apparentemente la struttura è a posto, però se guardiamo il pavimento ci dice qualcosa. C'era uno scivolamento di tutto l'edificio, a partire da qui, e stava sostanzialmente scivolando tutto verso il versante di collinare. È pericoloso? Per noi? Nell'immediato forse no, ma queste sono le sentinelle che ci aiutano anche a capire qual è il problema dell'edificio e come dobbiamo entrare all'interno di quel tipo di edificio. Quali sono i rischi? Li vediamo dai danni, a partire dall'esterno, perché la nostra scena di intervento è questa. Noi qui ci mettiamo i piedi, e se lì invece di esserci solo un leggero avvallamento ci fosse il terreno limoso, per esempio, sono fenomeni che sono avvenuti in altre occasioni, il terreno che si è trasformato in limo a finale miglia, esatto, c'era proprio quel fenomeno lì. Sprofondiamo, ci mettiamo a piede, ma sprofondiamo, perché diventa sabbiemobile. Ma un'altra domanda: e i sottoservizi? Fatalità, proprio dove c'è questo tipo di avvallamento ci sono anche tombine, e quindi ci sono i sottoservizi. E se ci fosse una fuga di gas? Come facciamo? Come facciamo a saperlo? Teoricamente qualcuno è passato prima di noi, teoricamente qualcuno controlla prima di noi, ma se le cose sono cambiate nel contempo? Dobbiamo avere mille occhi e sempre gli occhi aperti, il naso che annusa, ascoltare gli odori, i rumori e vedere tutto ciò che ci risulta anomalo. Questo è l'edificio che era stato messo in sicurezza. Scusate.
era stato messo in sicurezza, la facciata era evidentemente sicura, ma il giardino stava scivolando. E quindi se l'edificio era integro, era tenuto assieme dal punto di vista strutturale, ma stava scivolando tutto, tutto insieme, proprio per problemi di scorrimento del terreno. Questo edificio ad Appignano del Tronto, intanto sulla muratura a facciolista abbiamo delle difficoltà in più, perché le lesioni sono generalmente più difficili da riconoscere. Se c'è una lesione che segue puntuale tutti i mattoni, dall'esterno facciamo fatica a vederlo, e quindi dobbiamo soffermarci qualche minuto in più per guardarlo bene, guardare meglio, perché le lesioni poi si riportano sulle finestre e lì magari qualcosa in più riusciamo a vederlo. Nel caso, questa facciata era apparentemente integra. Apparentemente integra, vi ho fatto la vista di qua, la vista di là, vi faccio vedere, e quindi andiamo a vederlo dietro. Guardate qua. Questo è lo stesso edificio. Davanti, bello, bellissimo. Se uno non guarda dietro cosa c'è nell'edificio, ci entra tranquillamente, perché da fuori è perfetto. Tra l'altro, per andare qua dietro bisogna fare tutto il giro dell'isolato, perché l'edificio era molto grande, la cortina era molto lunga e ampia, quindi bisognava fare un bel giro. Un rilevatore magari poco attento poteva dire: beh, l'edificio è integro, entriamo. No, da dietro si vedono le difficoltà, i problemi. Eccoli qua. E all'interno questa è la situazione. Addirittura erano stati fatti degli interventi provvisionali da parte dei vigili del fuoco, con delle catene per... vedete queste? Queste sono delle catene per tenere in sesto, in compatto l'edificio. Questo è ancora un intervento fatto dai vigili del fuoco in fase, nella prima fase dell'emergenza. Dall'esterno non si vedeva, dalla facciata principale non si vedeva nulla, ma una volta entrati questa era la situazione. Qui un'attenzione che è data da ciò che è stato aggiunto in seconda fase, devo dire le busi, vogliamo chiamarli così, gli ampliamenti successivi. Questo era un ampliamento che all'interno, scusate, che all'interno, questo è il pavimento, questa è la parete dell'edificio principale, delle lesioni importanti, dovrei finirle. Ancora Appignano del Tronto, un altro edificio dove, vabbè, solo per scorrere rapidamente, tutto ciò che era stato tamponato qui è tornato fuori, è tornato a farsi vedere. Tutte le finestre sono tornate ad essere finestre, perché tutti quelli che sono gli interventi successivi vengono poi scossi dal terremoto e proprio riportati alla luce. Cerco di accelerare perché sono in ritardo e non voglio rubare troppo tempo. Quindi abbiamo visto nelle precedenti occasioni i pavimenti, fin dall'inizio, fin dall'esterno, guardare i pavimenti, guardare le pareti ci siamo abituati, e la parete che il ribaltamento, i solai, i soffitti. Quando entriamo negli edifici dobbiamo guardarci attorno ovunque, perché il rischio è di trovarci con delle situazioni di questo tipo. Qui le vediamo già messe in sicurezza con i cristi, ma se siamo noi a vedere per primi quelle situazioni lì, dobbiamo vederle nel giusto, vogliate che sia
il provvisionale non avrei potuto fare molto di meglio, però questo è quello che sono riuscito a fare nell'immediato. Dobbiamo guardarci non solo a terra, ma guardare anche in alto. I controsoffitti, l'esperienza che ho fatto in occasione del terremoto dell'Emilia Romagna, mi ha fatto vedere i controsoffitti, erano tutti sotto sopra. Ogni volta che entravamo in un edificio c'era da guardarsi attorno, ci sono tetto sotto, tetto sopra, tetti dappertutto, perché i controsoffitti andavano dove volevano, talvolta non erano caduti a terra, quindi se uno guardava a terra non se ne accorgeva, ma guardarlo in alto c'erano tutte le strutture portanti dei controsoffitti che erano rovinate e quindi cose che cadevano. Questo è un altro caso, sì, questo è il caso di strutture fuori struttura, parti di edificio fuori struttura. La guardiamo dall'esterno, anche qui l'edificio sembra non aver subito grossi danni. Guardate dov'è il danno, ben nascosto tra l'altro dalla grondaia, e sono, eccolo lì, tutte le strutture, guardandolo dall'altra parte, la struttura principale, la struttura importante era interna e questi erano corpi aggiunti esterni alla struttura, che ovviamente erano elevati. Un altro caso di Castignano, una vedetta che anche qui, a parte la muratura che rende difficile la valutazione speditiva del rivestimento a vista, però apparentemente non c'erano danni importanti. Ma da qui questa collina, questa parte di terrapieno, spingeva attraverso il muro di contenimento, attraverso questo muro, il muro che poi entrava nel garage, e il riassunto finale è questo tipo di lesione grave della muratura in cemento armato. Allora, dall'esterno, bello, tutto a posto, non sembra che ci sia nulla, ma in realtà anche solo quel terrapieno è stato mosso dal terremoto, potrebbe aver cambiato le proprie condizioni, si parlava prima dell'IMO, dobbiamo stare sempre molto attenti, potrebbero esserci delle spaccature o un fiato. Questa è una torre, vado sempre abbastanza rapida, una torre dall'esterno sembra perfetta, all'interno completamente divelta. Magari centriamo un po' la leggera, perché dall'esterno la vediamo tutta integra, in realtà all'interno la struttura si è completamente rovinata. Questa è l'arte dei vigili del fuoco, ve la ripropongo, l'avete vista all'inizio, ma proprio per riportarvi l'attenzione su quanto sono bravi e competenti i vigili del fuoco che fanno questo tipo di opere provvisionali. Peraltro le opere provvisionali sono state anche codificate dopo il terremoto dell'Aquila e trovate un bellissimo compendio edito dei Vigili del Fuoco con un riassunto e di come possono essere realizzate le opere provvisionali principali. Lo trovate online per approfondimenti vari. Sì, poi ci sono delle stop, prima ce n'era un'altra ancora. E sono, secondo me, strutture bellissime, però sono provvisionali. Quindi attenzione a quando sono state fatte. Alcune, se andiamo all'Aquila, io ci sono stata non adesso, ci sono stata non recentissimamente, ma un anno e mezzo fa forse, ci sono ancora delle opere provvisionali. Ma quanti anni sono passati? Valgono ancora, hanno ancora lo stesso indice di sicurezza, chiamiamolo così? Ci fidiamo ad andarci sotto? Io un pensierino ce lo farei prima di entrare in un edificio che ha delle opere provvisionali molto vecchie.
Da ultimo una mozione speciale che non poteva mancare, visto che questa collega me l'ha condiviso con me proprio ieri, mi ha detto questo per favore fallo vedere. Allora ve lo faccio vedere proprio come mozione speciale. Ve lo faccio vedere bene bene. Gli ho dato anche il premio. Vedete? Bene. Succede di vedere anche questo. Io quando le vedevo online pensavo fossero dei fotomontaggi e invece non mi ha garantito che questa foto l'ha scattata lei, che ha visto il pilastro forato per far passare gli impianti. Succede anche questo, cerchiamo di stare attenti a tutto, anche a quelle situazioni, perché qui il pilastro è ancora sano, come era prima del terremoto, quanto poco. Ed è un ingegnere, ma devo dire che è stata brava, probabilmente è stato il padrone di casa, che forse fa l'idraulico, non lo so. Comunque capita di vedere anche queste cose, attenzione a come poi tutto il resto della struttura si comporta anche alla luce di questo. Io con questo chiudo ricordandovi che la sicurezza nostra va prima di tutto, va vista prima di tutto e va messa al primo piano, perché noi di vita ne abbiamo una sola e non vale la pena di certo di limitare la nostra vita neanche per il volontariato. Grazie e buon anno.